Anche Massimo D'Alema tra i massoni. Ma io mica non me lo immaginavo che anche Massimo D'Alema fosse un massone. Io mi chiamo Serafino Massoni, però non sono un massone, capito? Il fatto è che un caro amico di Volta Mantovana, e ieri mi ha mandato il link di un articolo dove c'è un elenco di massoni italiani, ma anche di altri paesi. Mi pare che tra questi massoni ci sia pure Angela Merkel, Barack Obama, mi pare pure che ci sia Vladimir Putin. Io trasecolo, trasecolo e trasecolo. Beh, che ci sia Mario Monti non mi sorprende, ma che tra i massoni ci sia Massimo D'Alema mi sorprende tanto, perché io ricordo che Massimo D'Alema, tanti, 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 tantissimi anni fa, quando Massimo D'Alema aveva sì e no una ventina d'anni, Enrico Berlinguer mise la mano sulla spalla di Massimo D'Alema. Enrico, il potentissimo Enrico Berlinguer, mise la mano sulla spalla di Massimo D'Alema alla maniera feudale, alla maniera delle investiture feudali, e lo nominò e segretario, mi pare, della Gioventù Comunista, ma tanti, tanti, tantissimi anni fa. E non so, allora c'era la falce e martello, falce e martello, non so che cosa abbia a che spartire il proletariato con la massoneria. Io, guardate, mi chiamo Serafino Massoni, però ve l'ho già detto tante volte che io non sono un massone. E mio papà si chiamava Massoni, si chiamava il mio papà. Era nato a Chianciano Terme, in provincia di Siena, però mi disse che da piccolino lui andava a pascolare le oche, non a pascolare il grigie, le oche. E mamma mia, di Volta Mantovana, era una contadina che andava a sfogliare i gelsi, perché c'era l'allevamento dei gelsi. Quindi io mi ritrovo a portare sulle spalle un nome importante, Massoni, anche Serafino è importante. Però io dovrei mai essere iscritto alla massoneria, io. Ma non capisco che ci azzecca. E Massimo D'Alema con la massoneria viene dal proletariato. Non capisco perché sia un massone, quando sia diventato un massone, non lo so. Magari, vorrei sapere quando è che Massimo D'Alema se l'è fatto lo yacht. Se l'è fatto prima di entrare nella massoneria o se l'è fatto dopo essere entrato nella massoneria. Beh, guardate, io l'articolo che mi ha mandato questo mio carissimo amico di Volta Mantovana, poi ve lo metto come linea di assunto di questo video, capito? Io non lo so perché uno si debba iscrivere alla massoneria, non lo so. Io la mia carriera l'ho fatta senza iscrivermi alla massoneria, ho vinto la cattedra per insegnare filosofia e storia nei licei senza iscrivermi a massoneria. Poi ho fatto un concorso molto difficile per diventare preside di ruolo nei licei classici scientifici. Ma mica mi sono iscritto alla massoneria, e si vede che si iscrivono alla massoneria quelli che vanno più in alto. Non so che dire, io non so che dire. Io so soltanto che sono un filosofo stoico e cinico, soprattutto cinico, perché sono un filosofo. Beh, no, non di strada, sono un filosofo di bar. E Platone i filosofi di strada li chiamava cinici, ma un Platone odierno chiamerebbe cinico anche me perché no, non parlo nell'accademia, parlo in un bar. Praticamente gli altri filosofi cinici parlavano per strada, io parlo nei bar. Non lo so, scusa, che ci azzecca Massimo D'Alema, il proletariato dentro la massoneria, non lo so. Non lo so, ditemelo voi che ci azzecca, va bene? Ringrazio il mio amico De Volta Mantovana. L'articolo poi è ricco di tanti, tanti, tanti altri nomi. Mi sorprende pure che ci sia Vladimir Putin, ma ha sorpreso tantissimo. Non so che cosa ci azzecca Vladimir Putin con la massoneria. Vabbè, amici, ok. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.